Benvenuti a tutti. Oggi è lunedì, 22 agosto 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Chi troppo vuole, nulla stringe. Sobillati dal sole ambizioso, alto nel cielo ma blindato dal cupo Saturno che gli si oppone, cullate obiettivi sproporzionati rispetto alle possibilità del momento, da tenere in caldo come in un'incubatrice, dove, in condizioni ideali, dovrebbero crescere più in fretta. Attenti però a non addentare bocconi troppo grossi, avete mente acuta e un'agenda mentale ben organizzata, ma un po' di spazio del vostro preziosissimo tempo, concedetelo anche ad altri fronti, l'amore, per esempio, non negatevi la crema vaniglia della vita. Se non trovate, la colpa non è della fortuna, non potete avere una Scarlett Johansson o un Leonardo DiCaprio con un cervellone da Leonardo da Vinci e la spiritualità di San Benedetto. Occorre ridimensionare il tiro. Crisi di coppia e sfaldamento delle certezze dei partner, imprevisti, incertezze e preoccupazioni attraversano fidanzati e coniugi. Coppie in crisi per intrusioni di estranei che determineranno litigi e incomprensioni. I single incontreranno persone ostili e interessate, persone avverse e immature. Circostanze favorevoli e determinanti per incontri positivi e che in seguito potrebbero tornarvi molto utili. Ottime possibilità di chiarimenti in molti campi, da quello sentimentale a quello lavorativo. Favorevolmente attivati gli incontri, le comunicazioni e i brevi viaggi. Cerca di frenarti nelle spese. Difficoltà nei rapporti con stranieri o persone di altre città. Se non vi va di frequentare alcune persone non datevi pensiero, la vostra assenza servirà a far capire loro che sbagliano qualcosa e magari riuscirete a dimostrare che siete stati fin troppo tolleranti. Chi cerca trova, se di recente avete smarrito qualcosa provate a cercare meglio. Oggi è il giorno buono per ritrovare oggetti perduti. Ma sarete altrettanto sbadati e rischiate di perdere qualcosa ancora. Incertezze e paure vi hanno spinto a interrompere una relazione instabile. Forse è meglio voltare pagina. Intorno a voi c'è una persona che tiene particolarmente a voi e che non ha il coraggio di darlo a vedere. Se vi interessa cercate di scoprire chi è e di stimolarla. Se qualcuno oggi vi sembrerà particolarmente appiccicoso e dolce, non è certo che lo faccia per mirare a qualcosa, potrebbe essere anche vera devozione verso la vostra persona. Energia, vitalità. Esci con un amico che non vedi da molto tempo. Giornata speciale. Creatività. Eleganza. Forte magnetismo. Se pensate che per risolvere una questione che vi sta a cuore non occorra la forza di volontà e un pizzico di coraggio, vi sbagliate. Qualcuno sta cercando di mettersi in contatto con voi ad un livello più profondo, ma voi forse avete chiuso quella porta troppo presto ed ora è più difficile riaprirla. Evitate decisioni impulsive, soprattutto in amore. Oggi potreste ricevere nuove proposte di strategie e soluzioni magiche per guadagnare un mucchio di soldi. Non fatevi ingannare, ascoltate con tutte le cautele del caso e seguite il vostro intuito diffidente. Non siate distratte e approssimative sul lavoro. Situazione astrologica con diversi pianeti rapidi rivolti a vostro favore. Mercurio, Plutone e Nettuno sono in segni vostri amici e vi promettono una giornata stimolante e armonica sotto tutti i punti di vista, da quello attivo al ricettivo, da quello mentale a quello sentimentale. Riuscite a inserirvi nell'ambiente familiare con il tipico carattere affabile e i vostri parenti vi ricambiano con dedizione e il sincero piacere di avervi tra di loro. Domani potrete fare progetti molto interessanti in ottica futura. Mercurio è favorevole e aiuta a programmare qualcosa di importante sul lato professionale. Fino al prossimo anno dovete fermarvi per capire cosa fare nei prossimi mesi. Le cose sono destinate a migliorare a partire da fine agosto. Non vi sono molte occasioni, come quella che sta per avvenire oggi, quindi guardatela e coglietela, perché solo voi siate in grado di farlo. Nessun altro, al posto vostro ci riuscirebbe. Avete le capacità, avete tutte le abilità e soprattutto lo spirito di iniziativa giusto. Sarete in grado di trascinare con voi persone altrettanto giuste per avere dei risultati immediati e tangibili.
frizzante solo in apparenza, la luna nasconde un animo malinconico, bella forza, con il sole allo zenith, emblea di tutti i piaceri di questa estate, opposto però a Saturno, quintessenza dei doveri che vi attendono a casa. La sensazione è quella di avere un masso sullo stomaco, da un lato il passato con i suoi splendori, dall'altro il futuro con le sue incognite, i suoi timori e i suoi innumerevoli perché. A consolarvi fortunatamente il rumore del mare e il vento di fine estate, impersonati rispettivamente da Nettuno in Trigono e da Mercurio in Sestile. Amore ed Eros. Più smorzate le tinte, anche se ancora calde e rasserenanti. Va così che sobillati dai sentimenti, soprattutto da una cotta che sta prendendo piede, trovate una scusa plausibile mandando un messaggio al vostro capo. E allora domani sarete ancora lì ad ammirare il mare e il cielo di fine agosto, persi negli occhi di qualcuno che vi ha stregati. Nuovi amici da frequentare anche al rientro a casa, sì, quest'estate ha lasciato un segno, fortunatamente positivo, nelle vostre vite. Cari Scorpione, Mercurio è favorevole, il consiglio per la giornata è quello di passare delle ore in tranquillità, senza troppi eccessi. Ricaricate le energie per concludere il mese al meglio. Per il lavoro c'è tempo. L'obiettivo da porvi è diventare presenza assidua nei pensieri di chi amate. Come fare bastano alcuni piccoli gesti, un messaggino, un fiore, una sorpresa sicuro gradita. Piccole cose significative. Raggiungete un perfetto affiatamento con la persona che avete da poco conosciuto e con la quale è fiorita una recente passione estiva. Il vostro carattere accogliente e generoso si mette in ascolto di ogni piccolo desiderio che la vostra dolce metà, in maniera esplicita o anche soltanto sussurrata, manifesti. Le coppie consolidate si godono un bel momento di ritorno di fiamma. Nettuno, a casa sua in un segno super romantico come quello dei pesci, precede i vostri passi, specie se siete nati dal 13 al 17 del mese di novembre. Lavoro e denaro? Nati per emergere, avete la stoffa del capo e dell'artista, ma nonostante la genialità senza appoggi non arriverete lontano. Su questioni personali confidate da un compagno di viaggio imparate a tenere il segreto, non vi dovrebbe essere difficile, visto che siete il segno taciturno dello zodiaco. Fatevi aiutare se in un compito da terminare la vostra fantasia pecca un po'. In fondo avete così tante cose a cui pensare che è comprensibile non possiate pensare a tutto voi come vorreste. Quale suggerimento di lettura da cominciare per voi a partire da questa lunedì d'estate? Gli astri vi raccomandano questa sera e già domani della bravissima Lia Levi, autentica rappresentante del vostro segno, lo Scorpione. Benessere. Fissati con il look, in centri estetici e cosmetici spendete un patrimonio. La bellezza, però, comincia dal dentro, non nel senso dello spirito, ma dal fegato e dall'intestino, teneteli in ordine con beveroni depurativi. Pensate troppo agli altri e agli impegni da mantenere. Prendetevi cura di voi stessi. Venere vuole che pensiate anche al vostro corpo, curando anche l'abbigliamento. L'aspetto esteriore non va trascurato. Per lei, se vi fate condizionare da un brutto sogno, rischiate di rovinarvi la giornata, comunque non tutti i contenuti onirici sono profetici, forse la colpa è del fegato in disordine. Per lui, obiettivi grandiosi che qualcuno definisce fuori portata, sbagliato, con volontà e pazienza arriverete dove avete deciso. Qualunque sia il vostro nome, il cognome è Panzer. Colore delle emozioni, marron glacé. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.